Io invito sul palco Misal Memeo, che è di Oblò. Vi ho parlato prima di Oblò Venture, con cui abbiamo una partnership. Loro si occupano di trasferimento. Lo sento solo io l'eco, no? E l'altro microfono. Se no usiamo questo solo. Che devo fare? Mi sposto. Ok. No, mi sa di no. Attendo, io provo a parlare. Ecco, così. Sento sempre un eco. Invito il collega di Oblò che modererà questo panel, dove invece spostiamo il focus più sulle aziende più grandi, sulle tecnologie e sul loro utilizzo. Misal, in bocca al lupo col microfono. Esatto, proviamo. Grazie Marco. Innanzitutto grazie per l'invito e per l'opportunità di moderare questa tavola rotonda. Mi presento brevemente, io sono Misal Memeo, appunto partner di Oblò Ventures. Siamo operatori di venture capital, siamo investitori in tecnologia. Lo facciamo nel momento, diciamo, più rischioso della vita di sviluppo di una tecnologia. Quindi ci occupiamo di technology transfer. Ci piace prenderci tutto il rischio tecnologico con l'auspicio che poi questi ritrovati della scienza si trasformino in prodotto che abbiano un impatto significativo. Poi andremo a definire cosa intendiamo per innovazione, comunque che abbia un impatto significativo di mercato. A questo punto chiederei cortesemente agli altri componenti della tavola rotonda, quindi Giorgio Costantino, Executive Director Global Transformation Services di CRIF, di unirsi a noi. Ciro Cottini, Digital Data and Modeling Head di Chiesi Group, e Federico Mattei, Business Development EMEA di IBM. Adesso non so chi avrà voglia di accenderlo la prima volta per vedere se ci sono problemi. Caso mi allontano un po'. Allora, innanzitutto grazie per partecipare a questa tavola rotonda e prima di iniziare con la raffica di domande che ho pensato per voi, vorrei ripercorrere un attimo il significato di innovazione, perché questa è un po' la chiave di lettura che vorremmo dare a questa tavola rotonda. Molto spesso c'è un po' di confusione su questo termine. Proviamo a dare quella che secondo chi si occupa di venture capital è la definizione di innovazione. Innanzitutto ci piace sempre dire che innovazione è un atto, diciamo, è un'opera che si svolge in tre atti. Tutto parte da un'idea, un pensiero originale, non provato, la classica idea, buona, cattiva. Dopodiché questa idea bisogna portarla in un laboratorio, in un ambiente sperimentale e cercare di trasformarla in una invenzione, per verificare che questa idea effettivamente funzioni, no? Anche se in un ambiente protetto. Si arriva solo alla fine di questo percorso complicato e articolato all'innovazione, ovvero un'invenzione che ha un impatto socio-economico misurabile. Perché lo dico? Perché adesso mi piacerebbe discutere con voi in che modo nelle vostre organizzazioni, ma magari anche allargando lo scenario, ci possiamo immaginare un'innovazione che abbia un impatto socio-economico significativo nell'ambito delle scienze computazionali. E per questo partirei da te, Federico, perché se parliamo di invenzioni, di tecnologia abilitante che in prospettiva può avere un impatto significativo, e visto che sostanzialmente stiamo discutendo di AI, ma in generale di scienze computazionali, sappiamo che una seconda ondata disruptive che ci possiamo immaginare nel settore dei dati, delle scienze computazionali, è sicuramente il quantum computing. Se ne discute tanto, c'è un hype, sembra sempre che arrivi il giorno dopo. Tu ti occupi di quantum computing IBM, voi siete tra i leader mondiali
mondiali di questa tecnologia emergente, ti vorrei chiedere in modo puntuale quando ci possiamo aspettare nel quantum computing, che sappiamo sarà anche uno degli abilitatori per un ulteriore passo avanti delle AI, quando ci possiamo immaginare il cosiddetto chat GPT moment, ovvero quel momento dove da una tecnologia, in questo caso di chat GPT e AI, si discute da anni, c'è un momento in cui nel giro di pochissime ore tutti iniziano a frequentare questa tecnologia, ad utilizzarla e a preoccuparsi di non rimanere fuori da questo trend che chiaramente avrà un effetto altamente impattante su tutte le nostre attività. Certo, grazie Misan, buongiorno a tutti, ringrazio il direttore Beck e tutta IFAB per avermi invitato, per aver organizzato questo evento. E il quantum computing, spendo veramente uno dei miei minuti per allinearci tutti su di che cosa stiamo parlando, e non è facile farlo seduto accanto a Leonardo. Noi qui siamo seduti accanto a un computer che è un po' il freccia rossa dei computer. Abbiamo imparato dal presidente, praticamente i nostri laptop sono come se fossero un monopattino rispetto al freccia rossa che abbiamo accanto. Eppure sia i nostri laptop che Leonardo si basano sulla stessa tecnologia, esattamente come il monopattino e il freccia rossa si basano sulla ruota. Esiste la possibilità, esattamente come nel mondo dei trasporti, di sfruttare altre leggi fisiche che ci permettono di fare, nel mondo dei trasporti, diciamo dei voli come l'aereo, nel mondo del calcolo, dei calcoli così complessi che anche volendo decuplicare o centuplicare Leonardo, noi già sappiamo che non saremo in grado di fare. E questo invece lo farà il computer quantistico, che è appunto un computer che utilizza principi fisici diversi, ma che appunto utilizzando questi principi sarà possibile effettivamente effettuare dei calcoli impossibili. Molti di questi sono nell'ambito per esempio delle simulazioni delle molecole che abbiamo appena sentito discutere qui, essere molto importanti per il mondo ma anche proprio per il territorio dove ci troviamo. Ripercorriamo rapidamente alcune tappe. La teoria di base con cui funzionano i computer quantistici è stata più o meno inventata negli anni 80 del secolo scorso, quindi diciamo è una teoria abbastanza consolidata. Ci sono voluti più di 30 anni per realizzare i primi prototipi, cioè delle macchinette piccole a piacere che si comportassero così come erano state disegnate all'inizio degli anni 80. E più o meno intorno al 2016 abbiamo cominciato a vedere i primi computer disponibili, quantistici disponibili, che si potessero utilizzare. Ecco, l'anno scorso, 2023, abbiamo cominciato a vedere dei computer quantistici che fanno calcoli insieme a computer classici, quindi a computer come il supercomputer Leonardo, che ottengono dei risultati che sono comparabili con quelli di un supercomputer. Quindi siamo un po' al pareggio. L'abbiamo chiamata quantum utility. Perché è utile? È utile perché avere risultati su dei problemi con due metodi diversi ci permette di controllare un metodo con l'altro. Ecco, prima di arrivare al momento di svolta, cerchiamo di capire quali sono gli ingredienti. Gli ingredienti sicuramente è l'hardware. Ormai abbiamo passato i 100 qubit, i qubit sono i quantum bit, i bit quantistici sono un po' l'unità, diciamo, che viene presa di misura della potenza di questi strumenti. Abbiamo passato il centinaio, abbiamo visto che con più di 100 qubit è possibile avere una quantum utility. Abbiamo bisogno di uno stack software per programmarli. Noi fin dal 2017 abbiamo rilasciato un SDK Python che è utilizzata su tutte le piattaforme, anche qui su Leonardo, gira per simulare computer quantistici e cominciare a fare ricerca. Ma abbiamo soprattutto bisogno di un ecosistema. Noi proprio qualche giorno fa abbiamo lanciato il primo catalogo di funzioni on top ai nostri computer quantistici. Tra le prime 4 funzioni, quindi librerie di applicazioni che girano sui nostri computer quantistici, uno è stato sviluppato da una startup fondata da un'italiana, Sabrina Machiavello, Università di Helsinki. La startup si chiama Quantic, è stata fondata in Finlandia, ma diciamo il know-how italiano ha un'impronta importantissima su questo. Quello che si potrà fare con i computer quantistici, appunto, è in parte nell'ambito della chimica, in parte ottimizzazione, intelligenza artificiale, moltissime applicazioni. Apro semplicemente una piccolissima parentesi.
computer quantistici, riuscendo a risolvere problemi che anche i grandissimi supercomputer non riescono, risolvono anche dei problemi che a noi farebbe piacere non risolvere, che sono legati alla crittografia in particolare. Quindi già sappiamo che i computer quantistici metteranno in crisi i sistemi crittografici, ma notizia positiva subito dopo, già il NIST americano, quindi l'ente certificatore americano, ha già certificato 3 tipi di algoritmi crittografici che sono in grado di proteggere da attacchi quantistici. Quindi direi, per rispondere direttamente alla tua domanda, noi abbiamo sul, chiamiamolo ChatGPT moment del quantum, una certezza e un'incertezza. L'incertezza è che noi non sappiamo quando sarà. Non lo sapevamo neanche, diciamo, rispetto all'AI generativa. La tecnologia funziona così. Noi dobbiamo semplicemente tenere il passo. La certezza che abbiamo è che chi arriverà preparato a quel momento avrà un vantaggio enorme e chi non arriverà preparato a quel momento avrà molte, ma molte più difficoltà di quante non se ne sta ad allinearsi, di quante non se ne hanno adesso con l'intelligenza artificiale generativa. E per questo, proprio concludo, già dallo scorso anno abbiamo cominciato con un workshop all'interno di IFAB per fare enablement nell'ambito della computazione quantistica. L'idea è che sicuramente l'Italia deve farsi trovare preparata per il ChatGPT moment del quantum. Funziona? Sì. Grazie Federico per questa suggestione, anche perché portando avanti questo paragone tra il quantum e le AI, sappiamo quanto l'hardware sia significativo per quello di cui ci occupiamo. Di fatto la grossa wave di AI che sta arrivando è stata abilitata dalle GPU, da tutta la capacità di calcolo che è diventata estensiva, altamente performante per le AI, che invece è molto pesante dal punto di vista computazionale. A questo punto mi vorrei spostare da chi, diciamo, sviluppa prodotti, software, hardware per abilitare il calcolo ad alta prestazione, ad a chi storicamente, diciamo, abusa di questi strumenti per finalità diverse. Vengo a te, Ciro. Io prima non ve l'ho raccontato, in un'altra vita ero un chimico computazionale, quindi sfruttavo abbondantemente, diciamo, risorse di calcolo messe a disposizione spesso da Cineca, e in quanto chimico computazionale a un certo punto mi sono avvicinato alla drug discovery, come spesso succede, tant'è che chi mi ha insegnato la dinamica molecolare, che tra l'altro è seduto lì, che adesso lavora con Ciro, è finito a lavorare in Chiesi, no? Quindi a confermare la legacy, diciamo, antica che Chiesi ha in questo settore, che peraltro, mi permetto di dire, non è neanche scontato, no? Un'azienda farmaceutica faccia così abbondantemente ricorso a questo set di tecnologie. A te ti vorrei chiedere la seguente cosa. Abbiamo parlato, giusto appunto, della pervasività delle AI a questo punto, magari focalizzandoci più su questa parte. Do per scontato che voi siate on edge rispetto a tutto quello che è drug discovery, sul ricorso all'utilizzo di reti per diverse task computazionali, ma io sarei curioso di sapere, in Chiesi, azienda che chiaramente si occupa di tantissime cose, dalla parte impiantistica, dalla parte compliance, insomma regolatoria, in quale aree si sta facendo largo con i gomiti alti le AI? Quindi dove ci possiamo immaginare la maggior azione disruptive in un'azienda che ha una legacy, ma che a questo punto deve ripensarsi anche in altri domini e utilizzare questa tecnologia? Grazie Misal, buongiorno a tutti. Provo a rispondere partendo da un contesto storico. Diciamo che l'intelligenza artificiale è entrata da noi in maniera opportunistica, quindi cercando di risolvere dei problemi precisi. Uno è stato nell'ambito della preclinica, quindi migliorare la predizione delle proprietà chimico-fisiche delle molecole. In ambito clinico fare un'analisi della spirometria in tempo reale, e in ambito di sviluppo l'abbiamo usato per esempio per fare analisi di immagini e clusterizzazione. Chiaro che adesso bisogna fare il passaggio, portarlo al sistema, quindi andare a vedere dov'è che diventa strategico. Dal punto di vista, per esempio, progettuale, l'intelligenza artificiale sta entrando in maniera forte nel progetto, che tra l'altro stiamo facendo con IFA, del gemello digitale del polmone, quindi la ricostruzione del polmone tridimensionale partendo dalle scansioni del paziente è un tema estremamente importante e molto delicato.
In ambito, diciamo così, sempre strategico e più infrastrutturale, uno dei discorsi che stiamo affrontando con l'IT è il disegno della seconda generazione dell'architettura dei dati. Quindi come poter usare l'intelligenza artificiale nella gestione dei metadati, nella gestione di un data fabric e un data mesh. Perché ci siamo resi conto che le strutture che ci hanno accompagnato negli ultimi 10 anni hanno fatto bene il loro lavoro, ma adesso dobbiamo portare a un'integrazione maggiore, quindi ad avere i dati decisamente interscambiabili. In realtà poi vediamo anche altri utilizzi interessanti, sicuramente la generazione di reportistica in maniera automatica. Tra l'altro nel mondo farmaceutico c'è anche un tema estremamente importante di compliance con quelli che sono i modelli anche delle autorità regolatorie, quindi tutto ciò che va nella sottomissione del prodotto deve in qualche modo rifarsi anche a una struttura modello dati. Quindi questo a cascata si ripercuote appunto ancora sulla metadatazione. Anche qualcosa di un po' più utilitaristico, quindi il fatto di poter ricercare all'interno di una letteratura scientifica, all'interno di una reportistica di sviluppo già fatta per riuscire ad accorciare i tempi di sviluppo. In realtà vediamo anche qualcosa importante anche sullo sviluppo di codice. Noi usiamo intelligenza artificiale per sviluppare codice e prototipare in maniera molto veloce. Un altro punto interessante è nell'adozione dell'intelligenza artificiale nella generazione di dati, perché uno dei temi importanti quando noi guardiamo il mondo farmaceutico, di fatto abbiamo subito, portiamo l'attenzione subito o al paziente o alla molecola. Tutto quello che ci sta in mezzo nello sviluppo, quindi lo sviluppo del processo, soffre di una scarsità di dati, anche perché non posso pensare di fare migliaia di lavorazioni per fare la base del dato. E quindi capire come poter generare questi dati che poi serviranno per addestrare altri modelli, di fatto è importante. Chiudo con qualche cosa che stiamo monitorando ma non ancora utilizzando, è l'uso dell'intelligenza artificiale nel campo della fisica computazionale, quindi nel mondo della CFD, perché si sente parlare appunto dell'intelligenza artificiale, per esempio utilizzata nei conti legati alla turbolenza, quindi per evitare di risolvere esplicitamente. Quella la stiamo ancora monitorando per capire se davvero sarà efficace nel futuro ed eventualmente la adotteremo. Grazie Ciro. E tra l'altro ho trovato questo elemento comune in tutto il tuo intervento: ogni terza parola citavi la parola dati, perché spesso ci dimentichiamo che il dato è la benzina delle reti AI, no? È fondamentale che questi siano strutturati in un certo modo, che ci sia accessibilità, che possano essere utilizzati in modo opportuno. E mi immagino anche il tuo riferimento rispetto alla generazione di dati, perché il vostro tipicamente è un ambiente dove c'è data scarsity, no? Quindi c'è un tema, generare quei dati è costoso. Mi sposto invece a chi ti sta alla tua sinistra, a Giorgio, contesto completamente diverso. Io credo voi abbiate un'abbondanza straordinaria di dati e un pozzo petrolifero, no? Perché inutilizzabili, lo sai. Esatto. Inutilizzabili. Scherzo, adesso ti dico. È elemento molto interessante, infatti. Però molto spesso si dice quanto il dato sia la nuova forma di ricchezza individuale, delle organizzazioni, dei paesi. CRIF chiaramente gestisce dati, una quantità di dati straordinariamente grande, su cui ovviamente generate del business. Mi chiedevo a questo punto un po' come stamattina il Presidente faceva riferimento alla fase dell'internet, no? Tecnologia ha generato nuovi modelli di business, nuove opportunità impensabili. In CRIF come vi ponete rispetto a questo? Quindi il tema della monetizzazione del dato, magari in attività anche che non siano core business, oppure che siano core business, ma con nuovi modelli di valorizzazione del dato. Allora, ti do intanto uno scoop. Intanto non parlerò prevalentemente di dati. Volevo dirti non parlerò di dati, ma ti avrei spiazzato. Perché dico questo? Allora, intanto ringrazio di essere qui. Sono qua in rappresentanza dell'area che si chiama Global Transformation Services e questo, come dire, mi dà lo spunto per dirvi che CRIF è un'azienda internazionale e questi ragionamenti di cui parliamo poc'anzi sono ragionamenti che stiamo facendo in tutto il mondo e mi piacerebbe, come socio IFAB, io ho deciso di
coinvolgere una delle mie migliori persone, Pierpaolo Cristaudo, che oggi non è qui per motivi personali, nel Consiglio di Amministrazione, perché la nostra area è un'area che opera a livello globale, trattando dati di aziende e di banche a livello globale. Una bella provocazione sarebbe poter dire che l'anno prossimo magari un convegno simile si faccia in inglese con qualche amico internazionale che magari portiamo anche noi. Sono partito da questo perché CRIF, che è una data company, che è una analytics company, da anni sta investendo su tutt'altro che non siano i dati, o meglio, il nostro amministratore delegato compra aziende di dati in giro per il mondo e la nostra crescita organica, inorganica, va attraverso l'acquisizione di aziende di questo tipo. Ma noi, che siamo la parte innovativa di questa azienda, lavoriamo da almeno 10 anni su quella che noi chiamiamo intelligenza artificiale, scusatemi il termine, tradizionale. Cioè l'intelligenza artificiale non è una roba di questi anni, ma l'intelligenza artificiale sono i modelli di machine learning, deep learning, tutta una serie di modellistica su cui noi lavoriamo prevalentemente con le financial institutions in Italia e nel mondo, ma anche con Telecom, anche con le telco, anche con le energy utilities, per fare una serie di previsioni di carattere finanziario, i nostri scoring, i nostri rating, quindi l'intelligenza artificiale è qualcosa su cui noi lavoriamo, perché crediamo nell'importanza del dato, dell'informazione e dell'analytics, che è il core dell'area di cui io sono responsabile a livello globale. Quindi intanto per noi fondamentale è il tema dell'intelligenza artificiale e del valore che ci mettiamo. Ma dietro questo, io credo, crediamo, perché poi sono gli investimenti che ci mettiamo tutti i giorni, ci sia, come dire, la migliore metafora dello sviluppo e del miglioramento del business attraverso il dato, l'ha presentata Marco quando ha fatto alzare in piedi i giovani, che adesso vedo solo in parte. Perché il valore che noi potremmo estrarre, Italia, credo, e anche Europa, dai dati e dall'informazione, dipenderà dai contenuti che ci mettiamo. Perché dico questo? Basta fare una veloce scouting su internet dicendo investimenti AI worldwide e vedete la differenza di scala tra l'Italia, ma direi anche l'Europa e gli Stati Uniti. Cioè non abbiamo scampo. Quando ero piccolo mio papà, che girava al mondo come ingegnere, mi diceva: ricordi che l'Italia è un paese che è trasformatore e noi il nostro valore sarà sempre quello, quei 16 miliardi di cui parlava il Presidente della Camera di Commercio. Noi dobbiamo lavorare lì, dobbiamo lavorare nei contenuti. Di qui un'azienda globale come CRIF, che investe in IFAB volentieri, che ci mette competenze, ha l'obiettivo di contribuire attraverso dei contenuti e quindi di far diventare valore quei dati, alcuni dei quali, come dicevamo anche quando ci siamo incontrati, noi chiaramente non possiamo condividerli perché sono per una serie di ragionamenti legati alla privacy e quant'altro, ma troviamo anche il modo di schermarli. Marco sa benissimo che lavoriamo su certe start-up, io sono anche nel board di un venture builder in Italia, ci sono tecniche interessanti, nuove start-up che stanno mascherando i dati in qualche modo, quindi troveremo un modo di utilizzarli, ma il problema non è lì, il problema è che siamo di fronte a un cambio culturale, dobbiamo capire che ruolo abbia l'Italia e l'Europa, ottimo quello che ha fatto vedere il Presidente prima, in termini di scala, e disegnarci questo ruolo. Quindi benissime iniziative come il Tecnopolo, dove noi dobbiamo apportare competenze e conoscenze, vi posso fare degli esempi, poi li facciamo anche dopo, dei modelli verticali. Noi stiamo lavorando, utilizzando AI e GenAI, con una serie di POC con le principali banche italiane, con la principale telco italiana. C'è una fase sperimentale molto forte. Anche all'estero, ieri ero a Budapest, la settimana prossima sarà a Francoforte, sono stato a Taiwan, non sanno ancora, Taiwan è un discorso a parte, ma diciamo in Europa le banche, le financial institutions che incontro non sanno ancora come utilizzare questi strumenti e gli investimenti di questi strumenti continueranno a farli i giants, perché Microsoft ha già dichiarato che saranno 3 billion che investirà su questa cosa, noi parliamo di 380-400 milioni di euro su questi, cioè, però possiamo avere un ruolo importante come factory. Quindi, concludo, noi, per questo dico, il tema del dato per noi è fondamentale, ma è il valore che possiamo estrarre dai dati.
Gli esempi sono innumerevoli. Noi abbiamo cominciato a lavorare sul tema delle transazioni bancarie. Sulle transazioni bancarie abbiamo costruito dei modelli machine learning che dichiarano i comportamenti, il cosiddetto open banking. Abbiamo ricostruito anche per la Confindustria Emilia Romagna la supply chain attraverso una serie di dati strutturati e non strutturati, come per esempio lo scambio di bonifici tra aziende. E adesso stiamo trovando il modo di applicare non solo l'AI tradizionale, ma anche l'intelligenza artificiale generativa, che lo scoop che vi do è che non è nulla di, come dire, eclatante, è uno strumento che in maniera rapida, come dire, sintetizza in maniera furba i contenuti di documenti e tabelle, e noi stiamo cercando di fare questo ragionamento con le banche, per cui per esempio, come sapete, quando devono deliberare un credito hanno tonnellate di documenti che provengono da tonnellate differenti fonti, e noi cerchiamo di sintetizzarle, di accelerare e di risparmiare FTI. Chiudo con un suggerimento. Nei viaggi che sto facendo mi sono letto recentemente un articolo della Harvard Business Review, direi del mese scorso, dove si parla dell'utilizzo dell'AI nei processi lavorativi. Ci sono tre frasi che mi sono segnato, tre statement, che mi hanno fatto veramente riflettere sul ruolo noi di manager, io alla soglia dei 50 e con una struttura comunque di più di 200 persone di gestione nel mondo, molti dell'età che abbiamo visto prima, su la diverso canone di ragionamento che anche noi manager dobbiamo avere per sviluppare strumenti innovativi, no? Colgo la tua provocazione. È interessante perché dice, ragionando con l'LLM, no? Bisogna sapere interrogare l'AI in modo intelligente, bisogna sapere incorporare il proprio giudizio. Cioè tu quando chiedi, dicevo che tu questa cosa qua sei sicuro? Noi abbiamo provato a chiedere a ChatGPT, tra i vari temi delle allucinazioni, abbiamo provato a chiedere chi è più alto tra O'Neill e Young. O'Neill è più alto di Young, O'Neill è 2,16 m e Young 2,39 m. Ma guarda, allora vuol dire che Young è più alto di O'Neill. Ah sì, hai ragione, è più alto. È un esempio, adesso sono chiaramente migliorati tutti gli strumenti. Però il concetto è che l'elemento umano, quindi il motivo per cui ho esordito, chiudo, non parlo di dati, è fondamentale. Noi abbiamo una Gen AI Factory, un pezzo di questa Gen AI Factory è a disposizione di IFAB, ed è il motivo per cui siamo qui. Dobbiamo pensare in grande, sappiamo che non potremo pensare in grande come US e China, e forse UK, perché UK parla di 9 miliardi di investimenti, però dobbiamo investire fortemente sui contenuti, proporre degli use case, delle POC alle aziende. Il mondo del care lo conosco meno, ma è fondamentale, ha anche un ruolo sociale immane, e cercare di fare scala il più possibile. Sarebbe bello, come dicevo prima, provocatoriamente, fare un convegno simile in inglese con parte internazionale, proprio per far vedere, avremo l'ONU, diceva il Presidente, qua ci sarà un istituto previsionale internazionale, qua a fianco, poter dire che questa è una base europea per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, che possa scalare da un punto su quello su cui noi siamo bravi, cioè come utilizzare gli strumenti su cui Microsoft, Google e quant'altro investono billion, su come effettivamente li possiamo scaricare a terra nelle aziende. Grazie Giorgio. Hai nominato una cosa che nel nostro panel almeno non era ancora stata nominata, che è l'LM, no? Quindi Generative AI, e giustamente dicevi non è esattamente chiaro ancora come tirar fuori lavoro da valore da quello, perché è presumibile che magari ci sarà qualche cosiddetta killer application, no? Quindi un'applicazione che oggi non stiamo neanche pensando, sempre facendo il paragone su internet. Sicuramente chi aveva pensato internet all'inizio non si è immaginato cosa sarebbe successo dopo. Molto spesso noi vediamo nella nostra attività di investitore in tecnologia abilitante, viene il ricercatore, l'imprenditore che ci presenta una tecnologia, secondo me utilissima per far quello, ci rivediamo dopo 3 anni, sta facendo un'applicazione completamente diversa, sempre su quella tecnologia, e la startup sta peraltro decollando. Siamo in quella che
nella teoria dell'innovazione si chiama la fase di chiasm, cioè tante cose succedono, non è chiaro quale sarà, diciamo, le diverse applicazioni che genereranno grande valore sul medio e lungo periodo, e siccome ero partito con la definizione di innovazione che è avere un impatto socio-economico, provo ad unire i due concetti, quindi impatto sociale a questo punto e, diciamo, applicazione della generative AI in cose non scontate, quantomeno non intuitive, per chiedere a Federico di raccontarci un'attività congiunta IFAB-IBM che secondo me rappresenta molto bene questo concetto duale di applicazioni non scontate e impatto sociale significativo. Sì, grazie mille Misal per questa domanda, perché mi permette di parlare in anteprima di un progetto di cui siamo veramente orgogliosi, e che nasce con un contatto proprio di Marta Carboni, che ha moderato il tavolo precedente, che mi chiama dicendomi: conoscete ASPI? ASPI, forse per voi di Bologna, in Romagna, è molto nota, è un'organizzazione che si occupa di promuovere l'equità nel lavoro, nello studio, per persone con diverse abilità. E Marta appunto mi diceva: abbiamo provato insieme, ASPI in particolare ha provato ad utilizzare modelli di intelligenza artificiale generativa per semplificare dei documenti scolastici, dei testi scolastici, in modo tale che anche ragazzi con delle abilità, diciamo, cognitive particolari potessero usufruire di questi testi, quindi semplificando questi testi. Però, diciamo, non abbiamo ottenuto grandi risultati. Possiamo lavorarci insieme. E qui c'è un passaggio, secondo me, importantissimo. L'intelligenza artificiale, soprattutto se la voglio portare in un contesto produttivo, in un contesto lavorativo o in un contesto istituzionale, scolastico, non può essere presa esattamente così come ci viene data dai modelli generalisti. Bisogna lavorare insieme a degli specialisti del settore, bisogna partire da dei modelli di base che non sono quelli generici, addestrati con dati che non sono ben noti, ma bisogna appunto lavorare in questo modo, partire dai modelli di base e lavorare con degli esperti. E quindi per 4 settimane, tanto abbiamo raccolto la sfida di Marta e di ASPI, per 4 settimane in 14 persone, tra persone di IBM, persone di IFAB, persone esperti di ASPI su come apprendono questi ragazzi, abbiamo cominciato a costruire una piattaforma che oggi si chiama Limpide Letture e che permette, appunto, utilizzando metodi di intelligenza artificiale addestrati in maniera specifica per un dominio particolare per questi ragazzi, permette di fare tendenzialmente 4 cose. La prima è di categorizzare i testi, quindi leggendo il testo cercare di posizionarlo sulla tipologia di testo. Secondo, dare un titolo e un riassunto ai testi che vengono analizzati. Terzo, che è la parte più importante, era la missione: semplificare il testo, quindi identificare le parole più complesse e renderle più semplici, in modo tale che questi ragazzi possano comunque leggere il testo, non il riassunto, ma il testo, semplicemente avendo alcune parole, diciamo, sostituite in modo tale che la loro comprensione fosse più facile. Il quarto punto sono dei quiz che vengono generati direttamente dalla piattaforma per aiutare il ragazzo o la ragazza a vedere se hanno realmente compreso il testo. Okay? Accanto a Limpide Letture abbiamo sviluppato poi un agente virtuale che abbiamo chiamato Lucia, con IA finale ovviamente maiuscolo, che è un assistente virtuale i ragazzi possono fare delle domande riguardo il testo, quindi di che cosa parla, quali sono i personaggi principali e via dicendo. Tutto ciò visto anche dall'ottica dell'insegnante, che può decidere di bloccare o modificare alcune funzionalità della piattaforma in base alle caratteristiche poi del singolo ragazzo. E questo è un caso di successo, io ve ne parlo in anteprima oggi, ma in realtà la presentazione al pubblico sarà fatta proprio qui a Bologna, ad Endimatica,
in particolare segnatevelo il 28 di questo mese, quindi se vi va andate a vederlo, è veramente un progetto bellissimo per cui ringraziamo IFAB. E quello che abbiamo visto è, primo, che utilizzando l'intelligenza artificiale veramente si può abilitare un approccio più equo all'istruzione, ma la seconda cosa che abbiamo visto è che in realtà noi tutti siamo disabili in molti domini. Io ad esempio in quello legale sono super disabile. Avere una piattaforma di questo tipo che mi permetta di semplificare e quindi di poter io stesso fruire dei contenuti come quelli contrattuali, come quelli appunto di note legali che io non riesco a comprendere, beh, può essere veramente di grande utilizzo. Quindi partendo poi da un caso d'uso è possibile poi traslare tutto ciò ad un nuovo caso. Concludo questo mio intervento aprendo al futuro. Questo è quello che abbiamo fatto quest'anno. Noi come IBM proprio quest'anno abbiamo aperto una Cyber Academy a Roma con il patrocinio dell'ACN con l'obiettivo di fare education sui temi della cyber security. Nell'intervento precedente citavo il pericolo che ci può essere dagli attacchi quantistici. Molti di questi temi sono poco noti, mentre è fondamentale che siano molto approfonditi. Tanto è appunto che tra molti centri che ci sono sulla cyber security siamo tra i pochi che hanno ottenuto il patrocinio dell'ACN. Abbiamo lì un teatro pensato apposta per simulare crisi di attacchi cibernetici, non solo da un punto di vista tecnico, ma da un punto di vista anche di comunicazione, come si risponde quando chiamano i giornalisti, da un punto di vista delle risorse umane, se l'attacco hacker sta bloccando le mie strutture, gli ascensori, sta bloccando alcune sale, come devo reagire? Ecco, questa infrastruttura che è posizionata a Roma è a totale disponibilità dei soci IFAB, ci farà piacere prima di tutto ospitarvi, ma anche mettere a disposizione una struttura se volete organizzare degli eventi lì a favore dei vostri dipendenti o anche dei vostri clienti. Quindi un progetto di impatto sociale realizzato quest'anno, un altro progetto secondo me di grandissimo impatto sociale e anche diciamo, aziendale, che proponiamo per il prossimo anno. Grazie Federico, innanzitutto una battuta, mi segno per venirvi a trovare, tra l'altro credo che sia in un posto bellissimo a Roma perché è zona Piazza di Spagna, quindi insomma uniamo l'utile al dilettevole, ma poi soprattutto complimenti a voi e a IFAB per questo progetto che insomma ci hai raccontato, oltre che affascinante anche molto significativo, delle belle cose che si possono fare con le AI. Io chiedo a Ciro di passare il testimone a Giorgio, perché vorrei raccontarvi, ovviamente tramite Giorgio, un secondo esempio di collaborazione che c'è stato tra IFAB e uno dei soci, CRIF. Il progetto si chiama SESG. Adesso, al netto diciamo del progetto specifico, volevo affrontare con te, Giorgio, un tema che diciamo è molto hyped, come si dice, che è quello della reportistica in ambito ESG. È un tema caldo perché sappiamo che insomma, i recenti avvenimenti politici stanno ridirezionando lo sforzo collettivo rispetto alle tematiche ESG, climate tech. Sappiamo che non si sta fermando, lo vediamo anche da quello che sta succedendo a Baku, in realtà tutti stanno andando in quella direzione. E soprattutto questa tematica della reportistica ESG diciamo, sta diventando pervasiva in ogni organizzazione. Anche noi come investitori dobbiamo fare una reportistica ESG su noi stessi, sulle società in cui investiamo, e questi elementi diciamo si uniscono ai valori economici, finanziari che generiamo per essere giudicati come buoni investitori, pessimi investitori. La tema delle reportistiche ESG è estremamente complessa, time demanding, peraltro è una disciplina, la chiamo, che si sta consolidando, relativamente recente, è dominata dai dati testuali. Ci immaginiamo sicuramente che l'AI possa essere di aiuto a chi ha l'onere del report ESG, di aiuto per chi supporta queste aziende che devono fare reportistica ESG, ma anche per chi quei dati li deve quei report li deve analizzare e valutare, no? Ci puoi raccontare in CRIF qual è la vostra prospettiva su questo tema e quanto l'AI possa essere di supporto su questa attività? Sì, certo. Allora,
per dovere di cronaca mi piacerebbe citare comunque un progetto che abbiamo fatto partire con IFAB, che partirà a breve con IFAB e insieme a Emil Banca, sul tema dell'early warning, su cui in qualche modo in maniera laterale passa anche il tema ESG, che significa sostanzialmente applicare la generative AI all'attività di alerting sul credito, no? Quindi la collezione di tutti i documenti, la comprensione, rapida comprensione di elementi che l'occhio umano fa più fatico, meno, come dire, immediata dimestichezza, note integrative del bilancio, commenti legati al management per poter dare delle evidenze più rapide. Nulla di eclatante, ma crediamo che quest'ambito, almeno mi piaceva citarlo perché lo stiamo facendo con Emil Banca insieme a IFAB, è uno degli ambiti su cui il sistema bancario italiano insieme a CRIF, e non solo, perché cosa di cui stiamo parlando anche all'estero, si sta trovando la più rapida applicazione delle tecniche di LLM e in parte sul chatbot, ma soprattutto di quella che si chiama drafting e summarization. Sono due tecniche con cui si utilizza l'intelligenza artificiale. ESG è, diciamo, il primo argomento di cui parlo ogni volta che incontro un cliente in Europa. La prossima settimana saremo a Francoforte, a Berlino, a incontrare quattro banche e l'associazione bancaria. Ieri ho incontrato 20 banche a Budapest con l'associazione bancaria di ungherese, che è fuori dalla comunità, che è fuori da, diciamo, non è supervisionata da ECB e quindi voleva avere un check. Abbiamo sviluppato fuori dall'Europa un modello ESG a Taiwan, in Svizzera e in UK. Il tema è assolutamente rilevante. Riteniamo che non sia solo un tema di reportistica. Sul tema della reportistica che tu hai citato, l'intelligenza artificiale generativa ci darà una mano molto rapida a raccogliere i dati delle cosiddette non financial disclosure. Noi già questo stiamo facendo con alcuni clienti, utilizziamo tecniche di summarization e di drafting per sintetizzare dati e tabelle all'interno di una reportistica. Questo aiuterà la confrontabilità dei report. Sarà richiesta, cioè nella misura in cui la normativa determinerà un'obbligatorietà di queste non financial disclosure, sarà tutto più semplice. Quindi il punto, io ritengo, non sia solo questo. Il punto è fortemente relativo alle dinamiche E prevalentemente, e alle dinamiche climate and risk, perché queste dinamiche, che sono parte della componente I della parte E, sono quelle che hanno un effetto immediato e diretto sui bilanci delle banche e sui bilanci delle aziende. Quindi quello su cui stiamo lavorando molto, applicando anche tecniche machine learning e intelligenza artificiale, sono modelli di valutazione del rischio fisico, del rischio climate, del stress test climate delle aziende. Non voglio sviare la domanda, ma volevo semplicemente dirvi, sicuramente il tema della reportistica ESG, non dico che sia una commodity, ma la risolviamo rapida, nella misura in cui i vari regolatori obbligheranno anche le società piccole, piccolissime, a determinare una non financial disclosure, e in questo, soprattutto per le piccolissime, le tecniche GenAI aiuteranno a raccogliere informazione, sicuro, ma il punto vero è capire che impatti ha tutto sto caos che stanno mettendo su prevalentemente i legislatori europei sui bilanci. Perché poi quando vai in Asia ti dicono: ma che cavolo fate in Europa? Io a Taiwan ho portato a parlare al nostro convegno CRIF, nella nostra società taiwanese, un esponente dell'ECB. Che ha detto: cari signori, noi come Banca Centrale Europea riteniamo che i temi climate, questo due anni fa, impatteranno fortemente i bilanci delle banche e delle aziende. 23 billion è stato stimato il danno nel flood dell'Emilia Romagna. 12 billion sono stimati i danni su Incechia, dove eravamo qualche settimana fa, stiamo provando a fare un backtesting con i nostri modelli.
In Grecia siamo più o meno su quelle cifre lì. Cioè, stiamo parlando di danni enormi su cui bisogna cominciare a fare dei ragionamenti di previsione di questi fenomeni, e qui intelligenza artificiale tradizionale, e di impatto sul rischio fisico delle aziende, quindi sull'impatto che le aziende, ma anche i building delle case, le case possono subire. L'altro punto su cui di nuovo la Banca Centrale Europea sta stressando tantissimo e su cui i modelli di intelligenza artificiale aiuteranno, e noi li stiamo già sfruttando, è il cosiddetto rischio di transizione. Per le aziende questo è fondamentale, perché è la stima degli investimenti che saranno necessari per emettere meno o per emettere in linea con gli obiettivi del Fit for 55. Ecco, io più che di reportistica, soprattutto alle aziende medio-grandi, porterei anche questi argomenti, perché sennò diventa una rottura di scatole, perché quando io parlo con le piccole aziende mi dicono: ma io adesso devo fare sta reportistica ESG, troveremo il modo di raccogliere, noi stiamo anche raccogliendo i dati, abbiamo una piattaforma che si chiama Synergy che raccoglie i dati delle aziende e utilizzeremo questi dati con i dati stimati, assieme ai dati stimati. Ma il punto vero è che le svolte, voi mi insegnate, chiunque abbia un po' di storia economica nel background, si fanno quando noi tocchiamo con mano gli effetti economici di un cambiamento. Oggi, secondo me, la Banca Centrale Europea, per quanto stia rompendo le scatole a tutte le banche europee di raccogliere dati sul rischio fisico, di stimare il rischio fisico, di avere delle previsioni su 18 pericoli, quasi fossimo un'assicurazione, lo fa perché i danni sono ingenti. Poi si sono inventati anche una cosa che si chiama biodiversity, che se volete ci facciamo un convegno, che è la dipendenza e l'impatto legato, che però anche lì ha un suo razionale, no? Da tenere, due settimane fa parlavamo di questo. Quindi il punto vero a mio avviso sarà questo, cioè quando ci siamo preparati questo incontro parlavamo anche di greenwashing, no? Il punto vero sarà avere a disposizione i modelli che ti consentano di stimare perdite o investimenti da un lato, e modelli che ti levino dall'impaccio di dover raccogliere dati per fare delle reportistiche. Dopodiché, ancora una volta, torno al discorso di prima, l'elemento umano, perché se vogliamo citare il tema del greenwashing, sarà l'elemento umano è fondamentale. No, la macchina ci metterà a disposizione tutta una serie di elementi per decidere, ma poi il greenwashing lo superiamo solo attraverso l'occhio umano che filtri tutte queste informazioni. Chiarissimo, quindi il concetto di human in the loop fondamentale, esatto. E anche andare ad oggettivizzare tematiche che avranno un impatto molto molto significativo. Ci avviciniamo pericolosamente all'ora del pranzo, mi sposto su Ciro, cui chiedo di chiudere, di concludere questa tavola rotonda, che è stata davvero interessantissima, e ti chiedo di essere un po' eretico, nel senso, ci siamo fatti una scorpacciata di AI in salse diverse, software, hardware, per applicazioni di ogni tipo. A te vorrei chiedere: dove non arriverà l'AI? Nel senso, ci sono sicuramente delle aspettative mal riposte in quella tecnologia, quindi dove secondo te avrà adesso, ma anche in prospettiva, molto poco da dire? E invece, rimanendo sempre sul tema computazionale, dove per esempio una macchina straordinaria come Leonardo opera non necessariamente su AI, ma anche su altre tecnologie computazionali, quale bene tenere d'occhio? Perché invece magari potrebbero essere alternative a campi dove l'AI non sarà per sua natura performante. È una domanda facile questa. Ma direi che partendo dall'inizio dipende. Cioè, se guardiamo quelle che è già la tecnologia disponibile, è chiaro che può arrivare fin dove c'è cultura digitale all'interno delle organizzazioni. E questo è un tema fondamentale, che va fatto a tutti i livelli gerarchici, diciamo, sia nel management, perché deve capire qual è l'impatto e quanto strategica può essere questo strumento, sia nel resto dell'azienda, perché c'è bisogno di abbassare l'impedenza di adozione. Cioè, uno dei problemi grossi è quello di creare degli strumenti, dei modelli che poi non vengono effettivamente adottati all'interno dell'organizzazione, perché c'è una sorta di repulsione.
Un altro pericolo è quello invece di un'adozione inconsapevole. Oggigiorno quasi tutti i fornitori di sistemi informatici propongono qualcosa che abbia un'intelligenza artificiale a bordo. Se non la si capisce, in realtà c'è anche il pericolo di portarsi a casa un risultato fuorviante. Quindi direi che questo è importante, almeno per mettere lo zocco, insomma, per consolidare quanto fino ad oggi si può fare. Dove non arriverà? La risposta banale è spero non a sostituire l'uomo, perché chiaramente insomma, credo ancora nel contributo umano, sia nell'interpretazione del risultato, ma anche, forse anche più importante, nella capacità di porsi la giusta domanda, che poi può essere in qualche modo risolta o con questa tecnologia e quindi magari diciamo, può essere abilitata con questa tecnologia. Direi che... questo è. Splendido, grazie. Allora, ringrazio ancora una volta Giorgio, Ciro, Federico per il vostro contributo. Grazie a voi per l'attenzione, è stato un piacere. Buon appetito. Allora, per la visita a Leonardo... ci troviamo nel cortile fuori la botte alle ore 13:30 per i gruppi blu e arancioni, mentre i verdi per le ore 14. Buon pranzo e chiamo qua sul palco tutto il gruppo IFAB.